Fa molto nightclub? Ok. No, perché mi serve. Aspetti. Sì. Come atmosfera. Un po' decaduta. Poi lo dopo. Siamo nati prigionieri di un'anima che fugge la realtà, imperdonabilmente peccatori di troppa ingenuità. Sarà che noi crediamo alle parole e per ferirci basta una bugia, noi che prendiamo pezzi di dolore. Farne una poesia, noi siamo fuori dal mondo, un male profondo che non passerà. Siamo noi che cerchiamo l'amore. Di noi, ma non possiamo cambiare, se nel nostro bisogno d'amare ragione non c'è, e facciamo le cose più strane senza un vero perché, come questa canzone che canto. Capito, ma la tonalità. In fondo siamo matti da legare, perduti nelle nostre fantasie, con l'anima allenata a sopportare mille malinconie. Noi siamo fuori dal mondo. È come un male profondo che non passerà. Siamo noi che cerchiamo l'amore su una lama tagliente come lo sguardo di ghiaccio che hai tu. Questo cuore di nuovo allo straccio, ma non serve dolore. Insomma, io mi sono proposto all'inizio come una persona che non aveva intenzione di, lo confermo, io non ho frequentato delle scuole di canto, non so cantare, questo è evidente, infatti i puristi ogni tanto mi chiamano al telefono, oddio, ma che cosa... Aspetta, pronto? Ah, salve, mi dica. Oddio, ma che cosa hai fatto? Cosa fai come canti? Però,
anche vero che ognuno secondo me dovrebbe poter fare quello che vuole. Poi la faccenda è anche questa, cioè se è arrivato a fare un determinato tipo di percorso Justin Bieber, visto da non mi ricordo quale etichetta discografica, io spero che mi guardi Zelig, capito? Cioè io non aspiro all'etichetta discografica, aspiro a un contrattino con Zelig con qualche zero che mi permetta di, come dire, svoltare e sbarcare il lunario. E quindi il messaggio che io vorrei affidare a questa canzone è che io ascoltai a Sanremo e quando l'ascoltai dissi: ok, questa è per noi, è una sorta di manifesto, no? Di tutti quelli che vengono un po' bistrattati perché c'è sempre questa moda del dire che la fragilità, la sensibilità, l'accortezza per le piccole cose in realtà siano delle debolezze. Io non credo che sia così, credo che, come qualche video fa, ci si debba in qualche modo dividere nelle categorie più appropriate. Quindi noi siamo nella categoria di quelli che se cade un petalo ci chiediamo: ma la pianta avrà sofferto? Poi c'è quello che arriva e la strappa, ma voglio dire, ben venga che ci siano queste due cose. D'altronde è una brutta giornata, fuori piove. E quindi questo è quanto e basta. No, no, speravo in qualcosa di più profondo, però tanto sono abituati perché comunque sempre che li sto a fare, no, ma perché a volte...